Amore, sei diventato un gatto. Buongiorno, mie amate bussole, come state? Spero tutto bene. Indovina chi sono? Dante. Allora, Alessio con la sua piccina, io col mio piccino e lei, eccolo col suo piccino. Ma è un sacco che non sei qua sul mio canale. Sono mesi che mi chiedono, Radianti, sono mesi che mi chiedono, ma tua sorella che fine ha fatto? Possiamo dirlo, che avevate litigato e non vi parlavate. No, io quello con gli articoli. Allora, le avevo pure dato un'idea per un video, eh. Ascoltami un secondo. Sì, mi scrivo un messaggio prima. Mi tagli i capelli, fa ascoltami. No, lo taglio io. No, non è capace. Non è capace. Ascoltami. Prima di tutto spiega il perché. Mi chiedo perché non fai più video su YouTube. Io? No, aspetta, quella che c'è dietro. Scusa! Ma perché sarebbero tutti uguali e non ho nessuno che mi aiuta. Perché se non lo sapete a lei piacciono un po' i cavalli. Aspettate. E voglio sentire i cavalli. Ah, quindi tu non vuoi fare video di cavalli su YouTube? No, non è che non voglio, è che fare ogni settimana video della mia gara, video della mia gara. Fai qualcosa di diverso? Ma sono da sola. Ma questa è tipo una seduta psicanalitica. Sì, infatti, vabbè, comunque. Ma Nicky, ma dici un po' di tutto. No, allora, questo è un video assaggio. Praticamente dovete sapere che mesi or sono. Orsono. 5. Sono andata da Odi Store con il mio amico. Mesi or sono. Guarda Giovanni e Giacomo. Mesi fa sono andata con Andre da Odi Store e ho comprato delle cose molto particolari da assaggiare con voi. Cioè non era proprio con voi, io ho preso ad assaggiare, però poi le ho dimenticate lì. E quindi oggi voi siete benvenuti sul mio canale per fare assaggi. Posso dire una roba? Caduti. No, allora, anche. Fermi. Io avevo già fatto una premessa con l'altro video dicendo che sono alcune cose... Non dobbiamo sfociare nel volgare. Ci sono alcune cose che sono un po' particolari, quindi troveremo delle parole per non scendere nel volgare, in maniera tale che questo video lo possano vedere anche i bambini. Siamo pronti per iniziare? Iniziamo! Fai vedere quanto è grossissima la borsa? Gigante. Amo. Inizia a tirare fuori le cose una alla volta. A caso. Ah, Niki, cosa devi fare stasera? Niente. Tu? Io vado al cinema. A vedere Barbie? Già visto. Andiamo a vedere un capolavoro di film. Che ne dici se stasera ci proviamo queste? Ma come le condisci? E non lo la so. La Nutella. No, che schifo, raga. Penne al cacao. Non solo, ho comprato un altro tipo di pasta, per favore. Fettuccine. Al peperoncino. No, le mangio io oggi. Allora, stasera proviamo, che vedrete in un altro video, le penne al cacao. Non lo so come condirle. Al burro? No, con la Nutella. Ma poi ma no, ma sono carboidrati. Ma sono dolci? No, per me no. Ma secondo te sono da mangiare come dolci? Come no, saranno male, sì. Perché sono al cacao, non al cioccolato. Vabbè, lo scoprirete nel video che faremo da Nicole. Via le paste che si inizia ad assaggiare. Si è svegliato, piccino. Chi è questa? Chi è? La tua zia? Scusate, è ancora un po' indormiveglia, poi ve lo faccio vedere. È quelli così. Allora, queste, ce n'è anche un altro, per favore, prendilo. Le ho comprate per te. Per me? Per Ale. Sono delle cialde per bere il caffè di zucchero. Queste qua c'hanno dentro il cioccolato. Ma no, sì, non di zucchero, è tipo il cono. Questo sì, questo però di... penso sia... No, sembra sempre il cono del cialda, gelato. Sì, ma lo devi mettere dentro il caffè? Sì. No, Sabrina, no. Sì. Ma no, si scioglie. Tazzina da mangiare. Un prodotto unico da provare e riprovare per gustare il caffè di tutti i giorni. Sì, ma qua c'è il cioccolato. Questo come fai? Si scioglie. Può essere servito con grappa, rumpe. No. Non col caffè bollente. Gelati no. Sorbetti. Ideale per sorbetto, mousse, bollente. Crema e gelato. Questo che non c'ha il cioccolato. No. Questo c'è scritto. Un prodotto unico da provare e riprovare per gustare il caffè di tutti i giorni. Quindi facciamo questa prova. Ti ho preso con i d'orzo. Buongiorno, piccolino. Hai dormito ben 7 minuti. Eccolo! Ma lo fai vedere in camera? Non lo so. Hai messo zucchero? Ma è al cioccolato. E ho capito, come faccio il caffè amaro? Vabbè, questo. C'è un sorsino. Fallo vedere. Tu. Io lo bevo con due cose e mezzo di zucchero. Fallo vedere. Non so fare senza... Rovescialo. Io comunque proverei anche in queste. No. Amore, io amaro, adesso devi berlo tu. E ci metto lo zucchero se vuole. Bene, sì. Tutto intero.
tutta la tazzina. Cioè non è che devi bere, devi mangiarlo. Dai, tu bevi e ne mangiamo tazzina. Ma cosa stai facendo? Beh, bevilo normale. Ma bevilo! Ma che problema hai? Che problema? No, amore. Ma stai spostando il tavolo, ma cosa state facendo? Com'è? Che esplode. Allora, stavo per battere sulla schiena. Ricordatevi che in caso di soffocamento mai battere sulla schiena delle persone, perché rischiate di ammazzare le persone. Se una persona tossisce, sta respirando, quindi lasciatela tossire. Buonissimo. Era buono? Sì. Sono seria? Vabbè, attimo. È tipo... cioccolato. Cioccolato. Sono per te, amore. Scusa per aver incitato la tua quasi morte. Ne valsa la pena. Vai. Per il content. Belli questi. Questi li ho comprati per Ali. Assaggio io. Palle di noccioline. Posso? Burro sì. d'arachidi. Sono dei cereali e burro d'arachidi. Dovete sapere che mio marito va pazzo per il burro d'arachidi. Tira fuori tutto. Sono in due colori. Un po' è cacca scura, un po' è cacca chiara. No, se mi guardi non riesco a mettere la forza. Ah. Ok. Aspetta, aspetta, mio marito. Amico. San di culo. In effetti sembra proprio coniglio. Quello è andato scuro o chiaro? Non lo so, l'ho preso in ascolto. Buonissimo. Buono? Mm-mm. Io aspetto mio marito. Marito? Anch'io lo aspetto. Questi l'hai già preso. Li ho presi per te, al burro d'arachidi. Prendiamo un assaggio a testa? Mm. 3, 2, 1. Buoni. Delizioso. Li avrò pagati 7 euro. Veramente? Io quel posto lì costa tutto tantissimo. Per le tue colazioni, amore. Grazie. Molto buono. Domani sono finiti. Questi io li conosco, sono buonissimi. Li conosci perché? Popcorn Oreo. Dove li hai conosciuti? Dove li hai conosciuti? Su Tinder. Oh sì, amore. Eccoci. No, tu non puoi, sei piccolino, sei neonato. Buono. Per me no. Lo sanno. Odorano di gelato. Di popcorn. Di popcorn. Invece sono buonissimi. Cioè. Preferisco quelli. Me li ricordavo più buoni. No, buoni. Dopo 10 ti sto. Preferisco gli altri, Quelli caramellati. Quelli caramellati sono più buoni, sono già nani. No, però devo dire che non me lo aspettavo, a me non piacciono gli Oreo. Non mi piacciono. Poi sono molto buoni. Approvati. Vai col prossimo, Maria. Ecco, allora, amore, che cos'è? Cerca di essere... Allora, sono delle patatine. Guarda! Alla patata, cioè sono patatine. Patatine alla patata. Vabbè, patatina alla... Allora, facciamo così, sono delle patatine... Allora, c'è scritto 18 più adults only, cioè... Vabbè, vedete che patatina alla patata. Ma cosa vuoi dire? Patate? No, senti questa. Prendo il ketchup e facciamo un ciclo. No, però voglio capire, ma dovrebbe essere una roba fanno usare? Lavata o non lavata? No! Patata che non viene lavata da una settimana, sa di aglio. Questo è prebide, eh. Non ce la faccio. Ve lo dico io. Che sei esperto, sì. Sembra le guacos al ketchup, sono buonissime. No, più che altro tu la metti in bocca, cioè pensando a una patata sporca. No, sono... sì, sono di guacos al ketchup. Secondo me come ne hanno fatte? Io lo so, hanno fatto indossare delle mutande alle persone per un po' di giorni e poi praticamente le hanno grattate via. Buonissime, mangia pure. Buone. Esatto, sono quelli che sono curiosa. Patate. In che quale delle due? Cozza. Ah no, no. Cozza. Cozza. Malto, destrine, sale, cipolla, aglio, zucchero. Ma ti dico, sono buone, però sono buone. Non te le gusti. Aceto, prezzemolo, normali. Pepe, panna acida, foglie di alloro. Ne assaggiate di più schifoso. Imballato utilizzando un gas protettivo. Potrebbero essere di tracce di sedano. Scusami, abbiamo assaggiato quelle della donna. Ci sono le patate al patata al maschile? Jungle Edition, è quello che mi preoccupa. Le ho messo io. Sì. Aspetta, questa vedere, sono le patate di Tarzan. No, vabbè. Di Adamo. Allora, le patatine di Adamo
Vedete, c'è palesemente Adamo sopra. Fai sentire. Cioè, nel senso... Ah, tipico odore di... Cioè, capisci? Vabbè, no. Beh, vai, si vai. Sa che noi maschi... Aspetta, anche lui non vuole. Io e te. Sì. No, anche io, datemi la patata. No, queste non sono patate. Datemi il Adamo. Zucchine. Cin. Cin. Questo è terribile, cioè se pensi a... Terribili. Però io non ho mai assaggiato il gusto, quindi non so dirvi se è fedele o meno. No, non è fedele. No. Aspettate che mi dove l'hai svegliato. Quindi dove confermo vai? Quello che dico da 30 anni che mi piace più la patata. Confermiamo. Buongiorno! Ciao piccolo! Sono sveglio! Mai con le patatine! Vai! Vai! Papà, la prossima cosa! Vogliamo la pappa! Queste sono salati, le assaggiamo dopo. No! Ah no, sono dolci mi sa! Con il sale. No. I pretzel sono dolci o salati? Sono salati. Vabbè, proviamo, dai. Il pretzel. Mister Nazzi pretzel. Peanut però. Pretzel. Il pretzel peanut. L'odore è quello tipico dei pretzel. Vediamo se vuole assaggiare. Ma c'è dentro il cioccolato, bimbo? No. Ma che cioccolato? Lui, vediamo un po' com'è. A lui piace il pretzel. Buonissimo. Di pretzel. Buono. Allora, nel sacchetto quello dei salatini, io questi sono quelli che scarto sempre. È vero? Veramente? Sì. Hai presente i salatini, quello a forma di pesciolino? Certo, non lo so. No, non pesciolino. Sì, è quello più marroncino, scuro. Sì, sì, ma ce n'è una forma di pesciolino. Ah, sono mia. Quelli che scarto sempre. Che bestia, che vabbè, tuo figlio piace. A me piacciono quelli rotondi tipo Ritz. Beh, esatto, buoni anche i miei prefer. Buoni. Ehi, Cuccio, vuoi assaggiare? Io li approvo questi, li mangerei quasi mezzo sacchetto. Tu quanto sacchetto mangeresti? Io ne mangerei tre di sacchetti. Vieni, Goggo. Vediamo, iniziamo da uno. E gli altri due? Vieni, gli altri non ti rivolgo bene. Tutti. No, basta, dai, andiamo avanti con le cose. Ah, quelle per Dante. Queste per me, oh. Vediamo. Sì, quelle per te perché quelle vere non le puoi più mangiare. E quindi ho preso un lecca lecca a forma di tette, visto che Dante gli ha rubato le tette. E almeno per dargli un po' di tette anche a lui. Una magra consolazione. Una magrissima. La vuoi assaggiare? No. Ma di cosa sono? Latte? Non penso. Strawberry. Fragola. Questo, cioè, apprezza amore mio, ti ho regalato le tette. Prego. Ci sono anche il lato oscuro della Sabri. No, che ci sono dei regali anche per Ferruccio, se vuoi prenderli. Ah, questo cos'è invece? Non è cioè, delle chiappe veramente sode. Questo è il regalo. Questo è il regalo per Ferruccio, perché non so da quanto non ne vedeva una. Quindi, però io a dicembre le faccio così. Che cosa? Le candele. Ah! Ti ci vedo bene, Niki. Mettila lì, va là. Va bene. A dicembre vedremo mia sorella plastichina. No, vabbè, non proprio così. Un po' meno. Va bene. Ce n'era un altro di regalo per Ferruccio. Esatto, perché lui, siccome è tanto che non vedeva quello, ma lui di sotto vede questo, gli ho preso un altro regalo. Non facciamo dello specifico, metti via. Ok. Nel cartellino c'è scritto: un regalo così non l'avevi ancora fatto? Fallo! Ok, a posto. C'è qualcos'altro che può assaggiare il tuo bambino? Ma perché c'ha il brezel pure sulla fronte? Il brezel, di che nazionalità sei il brezel? Ah, giusto, quello l'ho preso per te. Fallo e per condire le tagliatelle. Questa è una bomba. Sì, però mi sa che non puoi perché cosa c'è. Sai perché? Carne. Che è piccante come una bomba. Sì, lo diamo a Ferruccio. E tra l'altro siamo nel paese giusto, noi. Perché si chiama Super Bunga questo. Ecco, paese. Da questa cosa avete capito dove abitiamo, ma facciamo finta di niente. Ciao cosa amore. Devo... Ma non c'è, niente, questo qua non possiamo mangiare. Condimento ancora. Per bruschetta, pasta, pizza, pesce, pasta. Carne. Pasta al cacao. Piccante col cacao, ti prego. Beh, c'è il cioccolato al peperoncino. Ma dobbiamo fare le pene al cacao. Dopo vediamo. Però io vado a letto e mi mangio un burro. Magari veniamo anche noi, dai. Veniamo anche a posto. Allora, qui è scritto in una lingua che non so. Giacomese. Corea, non Corea, c'è scritto made in Corea. Andiamo in giacoreano? Non sono andata. No, pure giapponese queste cacate qui. Hot kitchen flavor sauce. La vogliamo assaggiare? Magari tu la vuoi assaggiare. Ma mica io voglio assaggiare. Io, sì, sono venuta apposta. Soprattutto per il pulcino che sta andando a fuoco. Schifo. Com'è? No. Sì. No, lo facciano così e faccio assaggiare a noi. Va bene, ci fidiamo. No, questo? No, per pretzel, perché io sono
Coraggio, mi chiamano. Vai, coraggio. Brucia in un modo folle. Folle. Mi hai chiesto bene? Non è che è piccante. Proprio, cioè, fa male. È le fiamme. Fuoco. A fase. L'ho provato, però. A fase. No, 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 no. Io sono in allattamento, non che posso. Cosa vuol dire? Basta nel latte. Acqua. No, l'acqua non va bene, devi bere il latte. Devi bere il latte. Vuoi la tettina? Fuoco. Aspettate che qui ci vuole un po' di tettina. Wow! Magic Cream Dark Chocolate Sparkling Effect, cioè con i glitter. Vai, apri. Apro io. Serve un cucchiaino, vai. No, ci metto il pretzel. Sembra tipo un makeup artist. Che io non sento più niente, mi sta sudando tutto. Ciao, amore. Brucia tantissimo quella cosa. La butterò via, non la mangeremo. No, lasciala, dico, può sempre essere bello farci degli scherzi. No, no, grazie. Sembra che ti sei fatto infarto. Che schifo. Sembra un dark. Amore, sembra un dark. Aspetta che adesso Andre ti mette in una posa, ti mette in discoteca, vai. Ma i dark non vanno in discoteca. I dark vanno nei dark bici. Vabbè, Andre ti mette in un posto dove vanno i dark. Non riesco più a togliermelo. Non lo so, io non sento più niente. Assaggio io. Fanno così il rossetto waterproof. Assaggio io. Non lo so, io ho danneggiato. Sai Nutella? Non è vero. Non è vero? No, no, neanche un po'. Non sa di Ma Nutella. Tu non c'hai le papille gustative? Sa di crema pandistelle quasi. Vabbè, ci devo gustare il cioccolato. No! Ora nel dente. Ora mi è arrivato, sa di cacao amaro. Sì. Oh sì, hai ragione, non puoi assaggiare, sono bimbo. Un attimino che mio marito sta male. A Andre piacerà un sacco di fare questo video. Che inizia a vedere sfocato e fa tutto parte dell'esperienza. Sì, sì, tranquillo, anche io ce l'ho presa bassa. Occhio, mi sta cadendo. Oh, là. Non so che cosa siano, ma se Jellyborn Sour Patch Carpoots. Però c'è il disegno di un'anguria. Chiudete gli occhi. Sì. Ma prima era una carabella a forma di chiudi gli occhi, Nicky. Chiudi gli occhi, Nicky. Allora, voglio cocomeri. Tondi tondi. Carpuz. Ma perché carpuz? Ah, non ti ho detto lì che carpuz. Per me sta di carpuz. È una macchina che puzza. Sì, amore, la macchinina. La macchina. Mi chiedete come mai faccio pochi contenuti a settimana? Indovinate un po' perché. Perché non si riesce a fare niente nella nostra vita. Andiamo al Carpuz, basta. Non sono male. No. No, è Bretel. Andre, non abbiamo puntato molto bene la macchinina di Dante. No, qualcosa di solido. No, questo non si può mangiare. Puoi questa usare appena abbiamo già una sbilata latte. Sì? No, era il Mars. Questo è Twix. Ah. Beh, mi piace ancora di più allora. Oh no, ma questo non volevo comprarlo, per me ho sbagliato qualcosa. Ma ve li avrà messi Andre sicuro. Questi sai benissimo che gustano, quindi non ti assaggiare. Ma fai vedere però cosa c'è dentro. Bellissima questa però. Travel together as one. Da portare nella crociera. Oh, perfetto. Leone, tienimi d'occhio, grazie. C'è una cosa mollissima qua. Boh, ma ok, una cosa mollissima. E per pistacchi per Ferruccio. Perfetto. Ultime due cose. Vai, ti prego, qualcosa di buono. Le adoro! Le adoro! Trolli! Le adoro! Trolli! Scelgo io! Le adoro! Scelgo io! I miei preferiti, esatto! E anche, oddio, quanto li vedevo! Questi sono delle berries. Sono veramente... No, amore, non le hai già? Sour Glowworm. Sono le caramelle più buone. Ma questi sì. Tu questi impazzisci. Assaggia. Mamma mia, le portavo alle medie. Che ricordi? Medie, insufficienze. Non è vero, se prendiamo insufficienza era un castigo. Mai preso insufficienza le medie. Buone. Buone. Voglio assaggiare con le buonissime. Buonissime. Oddio, gli hamburger! Allora, se non avete mai mangiato un hamburger così, avete avuto un'infanzia bruttissima. No. Questo è... Tu vuoi la verdura o... Pomodoro. Pomodoro, io la verdura tutti i mari lo schifo. Basta, non c'è altro. Mega trolli multimix. Da portare nella crociera, visto che è uguale. E anche questo qua, Leone. Fai la guardia. Dai, gran finale.
tutti uno sciottino di non questo. Non posso, io sono... Secondo me... Però non Nicky può. Muore. Sì, secondo me di tutto per me. Proviamo Nicky, vediamo dopo quanto stai male. Adesso mia sorella, da sola, farà l'outro di questo video. Ok, sì. Meglio fare. Seguitemi sul mio canale perché pubblico tanti contenuti al giorno. Io, Anche Dante non ti crede. Pensa, per poco che pubblichi più di me comunque. Non è vero, perché il mio ultimo video è stato 3 mesi fa, in cui dicevo... Sto tornando, raga, sto tornando, Raga, sto tornando, tre mesi fa, ma sono tornata. Nicky, fai una morale. La morale è? La morale è che... Non importa che tu non importa quanto presto ti svegli la mattina, l'importante è avere il pensiero di fare un video e non pubblicarlo mai. Brava, mi ha commosso. Vuoi fare una morale più bella? Sì. La mia era bellissima. Ricordati sempre che per essere una brava... Aspetta, scusa, mio figlio sta andando. Mi sta facendo sottofondo. Vai. Ricordati sempre che per essere una grande Nicole Cereseto devi parlare di cavalli. Tocca a me! La morale è sempre quella. Fai merenda con...